Con il sangue nero si era coperto il mio cuore terribilmente incazzato. E i miei occhi sembrano lanciare fiamme. Siamo pronte. Dichiariamo la rivolta nazionale. È qui che mi immobilito. È qui che mi lecco le ferite con la parola. Non sono più sola. Da ora siamo in tutto questo insieme. In mezzo alla strada, nel bel mezzo del futuro. Tutto il futuro è ora nelle nostre mani. Il peso del domani posa sulle nostre labbra. Siamo pronte. Dichiariamo la rivolta nazionale. Guardo il cielo polacco nella tradizionale tonalità di cemento propria della politica della regione. La colomba dell'equitudine vola sopra di me. Di primo acchito direi che non è di buon auspicio. Ma subito dopo concludo affermativamente che forse non è affatto un presagio per me. Che forse non è la mia inquietudine, non è la mia colomba. Cemento sotto di me, cemento sopra di me, la legge morale ancora in me. Corro forte sul cemento che mi resiste. Mormoro con le palpebre come uno sciacallo con le sue gengive. Non avere paura, in questo mare duro come il cazzo nessuno annegra più. Fidati di me. Ho un vasoio di palpebre parlanti. Tutti intorno, a perdita d'occhio, il genere femminile è ovunque, a differenza delle banknote o del governo polacco. Se si guarda da vicino, si può scorgere il sesso opposto che funge da sfondo alleato. Le proporzioni dell'insieme sono molto alterate rispetto alle norme manageriali, ma quando appropriate del contesto degli uteri. Così mi sento. Come se fossi andata in vacanza. Dove finalmente è diverso da come è sempre stato, perché qui non le cose non sono mai state giuste. È una sensazione così bella e così carino che un ragazzo possa mettersi da parte, dopo tutto, quando non si tratta di lui. Che può ascoltare senza prendere parola. Che può, di sua iniziativa, spostarsi ai margini, scomparire nella folla. Quindi, ragazzi e signori, voi che pensate di avere ancora qualcosa da dire sul tema dei nostri uteri, vengo a voi con un ordine e una richiesta cortese allo stesso tempo. Spostatevi l'uno con l'altro. Il mio corpo, la mia scelta. Ora siamo noi le esperte di noi stesse. Oltre ai nostri uteri, abbiamo dei cervelli. Siamo i cervelli di una famiglia a più teste. Siamo queer nel pensiero, nella parola, nell'azione e nella trascuratezza. Famiglia basata su relazioni per scelta, guidata dall'affetto e dall'affettività. Siamo come una vasta sottocultura della sorellanza, unita a centroteste di matriarcato. Un'energia densa e collettiva si estende tra i nostri cuori, da essa versiamo superpoteri a volontà. Navighiamo con la quarta ondata del femminismo.
accendiamo il nostro settimo senso. Voliamo con il pilota automatico. Lasciamo che i nostri corpi facciano ciò che deve essere fatto. Catturiamo impulsi. Ci incolliamo ai nostri ritmi. Catturiamo vibrazioni, empatia, compassione. E non attribuiamo nemmeno grandi parole a questi momenti. Parole solenni e belle o semplicemente brutte. Non sottolineiamo nemmeno la volgarità con una linea spessa. Ci siamo dentro insieme, tenere e sensibili. Il nostro corpo fornisce il primo soccorso alla vita sociale. Facciamo la respirazione bocca a bocca al tessuto sociale frantumato. Perché dividete invece di unire? Fuori dai coglioni. I nostri corpi sono la prova indiscussa che anche ora è possibile stare insieme e che stare insieme può essere sicuro. Permettono a noi e agli spazi pubblici di rinascere. Qui, nella strada, ci sentiamo a casa. Arrediamo l'esterno con la nostra presenza. Cerchiamo di renderlo accogliente. È chiaro che andiamo di pari passo con lo spirito dei tempi e con l'artiglio della modernità. Peace crede che il termine genitalia corrisponda alla compagnia aerea italiana. Peace crede che in vitro sia una pizzeria. Peace crede che CrossFit sia stendersi sul pavimento simulando la croce. Peace lava le finestre in Windows. Peace suona la techno con il flauto. Peace scrive i progetti di legge in Comic Sans. La folla dei nostri corpi fa avanzare la storia. La folla. La folla ci mobilita. La folla eccita. La folla protegge. La folla è più efficace delle eccitazioni motivazionali. La folla molto più economica e più forte dell'anfetamina polacca. La folla è il suo proprio timone, marinaio e battello. Autoregola il punto di ebollizione. La folla come un branco. La folla come un'orda. La folla come uno sciame. La folla. L'articolazione della disorganizzazione. La corea politica della confusione. Patologia collettiva. Rovina compositiva. La folla è l'ideale per le emergenze che si verificano lontano da casa. E io sto tornando alla folla come se tornassi a casa.
Il 22 ottobre 2020 la Corte Costituzionale ha deciso di vietare completamente l'aborto in Polonia. Proteste sono scoppiate in 500 città. La vita sociale si è spostata nelle strade. Il soggetto non concordava con la sentenza. Andranno via le acque morte da rete alla luce feti malati e handicappati. Così la legge ci predice il futuro. E il governo, sulla scia delle polemiche, offre alla donna che porta gravidanza patologica questa soluzione, generosamente semplice: una stanza tutta per sé e la possibilità di piangere. Virginia Woolf si sta rivoltando nella tomba. Pace alle nostre lacrime e una vulva su di te. Lancio parole come una tempesta lancia dei fulmini. Quindi non cercare di scopare tra le mie gambe. E segui lo slalom verbale con il tuo cervello. Se non riesci a tenere il passo ora, cosa succederà in uno sciopero generale? Tutta la Polonia sarà una stanza in cui piangere. Cosa che vi suggerisco di tenere a mente quando andate a farvi fottere. Sono in mezzo alla strada, proprio nel mezzo del futuro. In uno sciopero locale, sincrono a livello nazionale, dove non c'è comando centrale o una gerarchia di forze armate. E sappiamo che comunque è una guerra. Ehi, azioni di base ovunque, possiamo! Ora abbiamo una responsabilità vasta come l'Oceano Pacifico. Se ora me ne andassi da qui a fare un po' del mio unico shopping business o cliccando, non avrei pace. Io sono come Sailor Moon, la navigatrice lunare hardcore della Vistola, la maga della Luna, che ne ha rubato due. Appartengo alla banda responsabile di salvare il mondo. Sono io. Difensora del regno polacco, che se si crede alla televisione di Stato, una volta si estendeva su tutto il sistema solare. E ora solo dall'isola di Usnam, attraverso Węgorzewo, Sejm, attraverso Ustrzyki Dolne, attraverso i monti Tatra e le montagne Dolne e via. Il nostro potere si balla sulla tolleranza. Le mie sorelle possono anche essere i miei fratelli e i Sisbros. Mi trovo in mezzo al futuro mio, quello delle mie sorelle e delle figlie che non ho, delle loro figlie e delle figlie delle loro figlie che non ho, delle loro fidanzate, amiche, amanti, colleghe. In mezzo al futuro dei loro corpi e delle lingue con cui parleranno di sé e con cui parleranno. Quindi mi alzo e ho una spada a forma di fulmine, dipinta di rosso con un colore per manifesti tossico. È la mia arma semiotico-biologica. Sono ferma in piedi e invento il nuovo. Sciopero. Entrerò nelle loro teste, nelle loro viscere, nei loro stomaci. Non mi piace essere scoppata segretamente da gente come la Polonia. Guardaci e ascolta. Noi incitiamo con le parole, solleviamo le palpebre con forchettoni di ferro.
faranno partorire? Saranno tre gemelli indesiderati. Tensione, conflitto, catastrofe sarà scritto nella carta d'identità. Adottiamo la Polonia e sarà nostra per sempre. Polonia, la capitale degli estrogeni. Polonia, il genere femminile. Questo è il mio messaggio. Cammino per le strade della città e conto i miei passi perché sto cercando di capire quanti passi devo fare per ottenere il mio diritto di voto, il mio diritto all'aborto, il mio diritto alla legge. Non ho mai conosciuto bene questa città prima e ora la conosco come una guida turistica certificata. Prosciutto, pro-choice, prosecco. Camminiamo per le strade della città, con la gola compressa della paura per noi stesse e per le altre. Per le nostre figlie, che forse non abbiamo ancora, e le loro figlie, che forse non avranno mai. Attraversiamo labbra tremolanti e crampi allo stomaco. Attraversiamo una stretta al petto. Lì continuiamo a vedere un diaframma stretto che rende corto il nostro respiro e le nostre mani fredde. Affrontiamo vertigini e sbalzi di temperatura per i quali non ci sono pillole magiche. Insieme al sangue che defluisce dai nostri cervelli, per un momento noi stesse andiamo alla deriva. A destra superiamo i muscoli cronicamente tesi, a sinistra i battiti cardiaci irregolari, la pressione sanguigna e i livelli di testosterone salgono, il cortisolo scende, abbiamo caldo, camminiamo sulla pelle arrossata, sfondiamo la mascella serata, non riusciamo a prendere fiato. Siamo scomode nei nostri polmoni. Qualcosa pulsa nelle nostre orecchie. Il sangue ribolle nelle nostre vene e il sangue ci inonda. L'emisfero sinistro diventa sempre più attivo. L'emisfero di sinistra diventa più attiva di prima. Cominciamo a produrre anticorpi. La ferita interrompe la continuità dei tessuti. Quando si ingrandisce, potrebbe causare un crollo. Una ferita politica provoca un crollo della fiducia nello Stato. Una ferita sociale interrompe la continuità del tessuto sociale. Alcune ferite appaiono immediatamente, altre più tardi. Entrambe sono a volte invisibili. Alcune di noi ora indossano coperte d'emergenza dorate. Sembriamo regine, come api regine coperte di miele dorato in lamina d'oro e che conducono il popolo sulle barricate. Stiamo costruendo con loro uno stato di cura e in uno stato di cura loro ha una natura molto nomade, passa volentieri di mano in mano. Ogni istante riscalda un altro corpo,
Ogni istante un altro corpo manda un bagliore. Tutte le rivolte emettono un bagliore storico mondiale. Entriamo in un tunnel stretto e rosa. Le strade si ammorbidiscono sotto i nostri piedi. Tutto intorno diventa scivoloso, umido. Le tensioni interne si dissolvono. I conflitti sociali si dissolvono. Il muco che fuoriesce dai nostri organi, dall'utero, dalla figa e che cola dalle labbra inumidisce i sistemi pietrificati. Tessuto urbano e tessuto sociale si ammorbidiscono. I tessuti connettivi e quelli nervosi si ammorbidiscono. Il cuore si ammorbidisce. Il muco comincia ad ammorbidire il patriarcato. Ammorbidisce il dominio della mano dura. Il nostro corpo sociale comincia a rilassarsi. Si sviluppa tra noi una solidarietà organica basata su differenze che ci permettono di completarci a vicenda e di operare con efficacia. Vediamo le cellule del nostro corpo davanti a noi, vediamo gli organi di azione. Il nostro corpo politico è morbido e umido. I nostri corpi sono pronti all'azione. Il nostro corpo sociale è pronto al cambiamento. Insieme riavremo questo spazio e ci leccheremo le ferite. Prendiamo quello che ci appartiene. Prendiamo ciò che non è vostro. Questi sono i nostri corpi, non immagini dipinte a guazzo. Spostati, fai spazio, ora sono affari nostri. Questi sono i nostri corpi e non la politica del divertimento. In nome della figlia, della sorella, della mamma, non ci lasceremo portare via noi da noi stesse. In nome di nostra figlia, nostra sorella, nostra mamma, non ci lasceremo portare via noi da noi stesse. In nome della figlia, della sorella, della mamma, non ci lasceremo portare via noi da noi stesse. In nome di nostra figlia, nostra sorella, nostra mamma, non ci lasceremo portare via noi da noi stesse. Ci lasceremo portare via noi da noi stessi.